Buona giornata a tutti e rieccoci in onda con trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, la seconda parte che va in onda alle ore 19 dai studi Radio Gamma 5. Anche oggi partiamo con qualche minuto di ritardo, ma non ha importanza. La trasmissione della sera, la trasmissione delle ore 19, verte essenzialmente sulla lettura dei libri. Abbiamo già letto in passato il libro dell'Anticristo, abbiamo letto la quarta parte del Gesù di Nazareth e l'infamia umana e stiamo leggendo da poche trasmissioni le immagini della religione romana. Le immagini della religione romana come io le ho viste, come io le ho vissute, come io le ho percepite. E chiaramente queste immagini rappresentano un discorso che il paganesimo può... Scusate, che il paganesimo può estendere a qualsiasi altro paganesimo, cioè la lettura dell'immagine della religione romana. Ricordo che non rispondo al telefono finché non ho finito, verso la fine della giornata. Si possono estendere a qualsiasi tipo di paganesimo, si può leggere nello stesso modo, e le stesse relazioni. Le relazioni che vengono costruite attraverso il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo sono state usate anticamente dai vari popoli, dalle varie persone, per relazionarsi col mondo che li circondava. Queste relazioni col mondo che li circondava costruivano delle divinità, costruivano delle definizioni, costruivano dei nomi, costruivano degli enti con i quali travasare e recepire energia vitale, travasare e recepire futuro, costruire il loro futuro. Ebbene, le immagini che andiamo a leggere oggi della religione romana, che però, vi ripeto, potremmo farlo con qualsiasi paganesimo, fino quasi arrivare al primo secolo avanti Cristo, dopodiché cominciano tutta quella serie di variabili, vengono introdotte tutte quelle variabili che poi porteranno alla nascita del cristianesimo. Il cristianesimo non è il prodotto del povero pazzo che viene descritto nei Vangeli ufficiali, ma è il prodotto di tutta una serie di degenerazioni pagane che avvengono sia nel Medio Oriente, sia in Italia, sia in tutta l'area della Romanità, cioè dell'impero romano. C'è tutta una degenerazione pagana che va a costruire la base sulla quale viene a innestarsi il cristianesimo. Le immagini che andiamo a trattare oggi sono gioventù, giustizia, giuturna ferentina, fede, feronia e fornace. Sono praticamente 6-7 divinità completamente diverse l'una dall'altra, cioè le cose che definiscono il loro essere divino, che viene, il loro divino che definiscono, che viene definito, è completamente diverso, cioè non c'è un filo logico che unisce queste divinità, sono immagini completamente separate e appartengono a visioni proprie, cioè a visioni della costruzione della vita e della relazione fra l'essere umano e il mondo che lo circonda. E come ripeto ancora, il crogiolo dello stregone costruisce la relazione nei quattro canti del mondo e versa l'energia vitale delle persone che percepiscono col mondo che le circonda. Dopodiché l'essere umano riporta nella ragione, riporta nella descrizione quanto ha percepito e lo descrive e lo chiama, lo nomina, lo invoca, lo definisce. Questa definizione che viene riportata nel mondo della ragione ha un nome e ha una descrizione. La visione della percezione dà una relazione, cioè costruisce una relazione. La descrizione tende a descrivere questa relazione in forma propria. Nella conferenza che abbiamo tenuto qui in Radio Gamma, verso la fine del mese scorso, a fine di giugno, su trascendenza e immanenza nel paganesimo e in stregoneria, abbiamo definito esattamente come viene a formarsi l'immagine e come viene descritta attraverso la descrizione ciò che la percezione riesce a raggiungere. E questo lo abbiamo definito in conferenza, lo abbiamo dibattuto per chi ha voluto dibatterlo, insomma, per chi era presente, e abbiamo definito come le immagini che vengono evocate dal singolo veggente, dalla singola persona o anche dall'intero popolo, vengono dopo descritte. È chiaro che queste cose rappresentano elementi del potere di essere, cioè non è che Giove si mette al mio fianco per schiacciare coi fulmini i nemici,
Con Giove io costruisco una relazione che modifica me, ma i nemici li devo sempre combattere all'interno del mondo della ragione. Devo sempre usare le armi del mondo della ragione. Per cui il potere che io ho appartiene al potere di essere, cioè alla mia capacità di dilatarmi nel mondo. Ma quando io affronto i problemi del quotidiano, devo sempre affrontarli con gli strumenti del quotidiano. È chiaro che se io ho una ragione molto ampia, ho tante relazioni, ho anche una maggiore quantità e una maggior flessibilità nell'uso degli strumenti per affrontare il mondo quotidiano. Ho una visione diversa del quotidiano. Questo è il travaso fra il potere di avere e il potere di essere e l'uso del potere di essere nel quotidiano. Cioè, in pratica, è la modificazione di se stessi. Mentre invece i cristiani aspettano l'intervento di Dio, cioè aspettano il miracolo, aspettano queste cose. I pagani invece costruiscono il futuro, costruiscono la vita. E sono modi diversi con cui affrontare l'esistenza. Bene, cominciamo con gioventù. Dopo la lettura di queste immagini passeremo un attimino sia a spiegare alcuni elementi del sognare, sia per la radioascoltatrice che ci ha chiesto, sia per definire alcune questioni sulla percezione di cui vi ho accennato inizialmente. Adesso ho tirato fuori un attimo i passi in pausa, dopo ve ne parlerò. Dunque, la prima immagine è gioventù. Gioventù è il passaggio, la nascita. La nascita dell'essere uomo e dell'essere umano donna come trasformazione dell'essere fanciullo. Un momento epocale nel divenire del singolo essere umano. Quello sconvolgimento di energia vitale che avviene nell'essere umano nel momento del passaggio è gioventù. Gioventù è un fare della specie umana nel quale viene completata la crescita dell'essere umano fisico. È in grado da quel momento di riprodurre se stesso e inizia a strutturare il corpo luminoso. L'acquisizione della capacità di riprodurre se stessi come esseri della natura è gioventù. Gioventù fu costruita nel corso dell'evoluzione dell'essere umano. Non è un centro di energia vitale da cui attingere. Gli esseri umani, nel corso del loro divenire come esseri della natura, incontrarono, attraverso il proprio sviluppo e la forza con cui gioventù si presentava, ed è in relazione con la forza con la quale muore l'essere umano bambino e nasce l'essere umano adulto. Gioventù può essere celebrata, ma non si può relazionarsi con essa. Appartiene specificatamente al genere umano e deve servire a monito per gli esseri umani adulti. Deve indicare loro come il rispetto per i giovani e la loro libertà sia una garanzia per lo sviluppo della specie umana. Ricordiamo che questa divinità venne distrutta dal cristianesimo e venne sostituita al cristianesimo con la cresima, cioè i riti del passaggio alla gioventù, cioè il passaggio all'essere umano adulto. Il cristianesimo li ha sostituiti con la cresima, cioè con l'assoggettamento al volere di Dio, non con la capacità dell'essere umano di espandersi. E passiamo all'altra divinità, che è giustizia. Che cos'è giustizia? Giustizia è equilibrio fra bisogni diversi degli esseri umani. L'equilibrio costruito nel corso dell'adattamento degli esseri umani fra loro e fra gli esseri umani e il circostante è giustizia. Giustizia è equilibrio fra poteri di essere, la cui limitazione è funzionale al proprio sviluppo. La relazione fra poteri di essere è sempre funzionale allo sviluppo dei poteri che interagiscono fra loro. Il crogiolo dello stregone sono poteri di essere che interagiscono fra loro, che si mescolano fra loro. Giustizia regna sovrana nell'età dell'oro, quando Giano e Saturno percorrevano la terra. Così il cacciatore mangia il cacciato, non se ne appropria mettendolo in gabbia. L'essere carnivoro mangia l'essere erbivoro, non se ne appropria per usarlo come giocattolo. Gli esseri erba e gli esseri vegetali crescono succhiando i sali e la vita della terra, ma non saccheggiano il pianeta. Lo ringraziano restituendo alla terra la propria struttura fisica. Così Quirino costruisce le città e Silvano tenta la riappropriazione di quanto gli è stato sottratto. L'acqua sorgiva, forma un essere, ma questo, lungi da indebolire l'essere natura o l'essere terra, cresce arricchendoli. Giustizia è equilibrio fra poteri di essere. Perché giustizia viene messa in fuga dai misfatti degli esseri umani? Quali sono i misfatti commessi dagli esseri umani? Di cosa si è macchiata questa specie per mettere in fuga giustizia? Ha saccheggiato il pianeta in cui vive. Questa è una sua prerogativa, una relazione fra gli esseri umani e il pianeta messa in preventivo e attesa negli sviluppi dal pianeta come beneficio del fare umano.
nulla di tutto questo. La specie umana ha costruito il potere di avere. Ha costruito un sistema di vita e di organizzazione sociale il cui fine non è la soddisfazione dei propri bisogni attraverso la relazione col circostante, ma è la soddisfazione dei propri bisogni attraverso il possesso e la sottomissione degli esseri della sua stessa specie. Giustizia non può essere equilibrio fra poteri di avere e altri poteri di avere. La relazione fra i due è appropriazione ai danni l'uno dell'altro. Giustizia non può essere equilibrio fra potere di avere e potere di essere. Il potere di avere deve necessariamente distruggere il potere di essere, sia nei padroni che negli schiavi. Giustizia non può essere equilibrio fra padrone e schiavo. L'uno e l'altro sono uguali, la loro sopravvivenza consiste nell'arraffare per sopravvivere. Giustizia dunque sparisce se non come aria sotto forma di vocaboli usciti dalla bocca di esseri umani vuoti. Giustizia viene sostituita da un demone nero, etica, un demone il cui compito è costringere gli esseri umani ad uniformarsi ai propri dettami. L'etica come strumento di sottomissione dei più deboli al proprio padrone, con morale al suo servizio. Morale come espressione dell'etica, l'etica al servizio della distruzione dell'essere umano. Questo è il delitto che mise in fuga giustizia. Come ci si relaziona con giustizia? Rivendicandola. Giustizia ha lasciato la terra degli esseri umani per nascondersi nell'utopia della ragione. Gli esseri umani possono rivendicare giustizia in relazione a questa o a quella cosa, imponendo al potere di avere la rinuncia a questa o quella parte dell'etica. Per rivendicare giustizia, gli esseri umani ripudiano qualche aspetto dell'etica e così facendo alzano gli occhi al cielo infinito della conoscenza e della consapevolezza. Così facendo, gli esseri umani ricordano l'età dell'oro e compattano se stessi per affrontare il futuro. Giustizia si sottrae per non essere manipolata. Sottrarsi alla manipolazione è un fare nell'utopia umana per attrarre attraverso questa gli esseri umani. Giustizia agisce onde dirigere la furia di Bellona mentre cresce dentro l'essere umano oppresso nell'espressione e nella soddisfazione dei suoi bisogni. Perché invochi giustizia? Chiede inorridito il potere di avere. Fatti furbo, arraffa, arrangiati, eccetera. Chiedere giustizia è utopia. Fatti compenetrare dal mio potere, scala nei gradini, gusta quanto piacere dona all'appropriarsi del lavoro di altre mani, usare esseri umani per soddisfare i propri bisogni, primeggiare ostentando il proprio bottino. Certo, risponde giustizia, rinuncia ad usare le mani per soddisfare i tuoi bisogni, rinuncia ad ascoltare le tensioni umane, rinuncia alla fatica nel dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, rinuncia ad estendere le ali della percezione. Così, quando l'energia vitale si trasformerà in energia di morte, forse sarai riuscito a comperarti una macchina affinché il tuo cuore continui a pompare sangue e il tuo pensiero a costruire un'illusione di vita. Ma i tuoi occhi saranno vuoti e le tue mani atrofizzate e le speranze di eternità svanite. Inoltre, quando scali la piramide sociale, non fermarti a guardare quanti esseri hai superato. Guarda quello che stai facendo chiedendoti se la ricompensa è pari all'impegno. Giustizia è muta le invocazioni. Giustizia nutre solo chi la rivendica davanti al potere di avere come diritto della specie umana a liberare il fare per costruire il suo potere di essere. E il termine di giustizia va legato anche al termine di libertà, dove il termine di giustizia e il termine di libertà non appartengono alle definizioni del potere di avere. Giustizia non è la legge dello Stato. Giustizia non è la limitazione dei poteri dello Stato, come libertà non è la limitazione della mia libertà nell'arraffare affinché tu possa essere libero di arraffare la tua parte. Cioè non esiste una limitazione di giustizia e di libertà all'interno del potere di avere, non esiste questo. L'essere divino di giustizia appartiene al potere di essere, cioè all'equilibrio fra le cose, cioè dove l'equilibrio è costruito attraverso uno scontro, attraverso una fusione, dove non c'è appropriazione ma c'è dilatazione di se stessi, c'è costruzione di se stessi. Pertanto, se la vita è un atto di costruzione, c'è giustizia,
o può esserci giustizia. Se la vita è un atto di appropriazione e di sottomissione, non può mai, sempre e comunque esserci giustizia. Giustizia e come libertà, come fare divini, come essere divinità, appartengono essenzialmente al potere di essere. E basta. Per cui non venitemi a parlarmi di giustizia e di libertà come limitazione del potere, limitazione della mia libertà perché c'è la tua libertà, o limitazione o la giustizia come elemento che appartiene a un ceto sociale o una struttura giuridica. Giustizia è equilibrio fra le cose, dove le cose sono libere di equilibrarsi, come libertà non è altro che rimozione degli ostacoli che bloccano l'espansione dell'individuo. L'espansione dell'individuo non può essere oggetto di limitazione, è solo il potere di avere che può essere oggetto di limitazione, non la crescita dell'individuo. Ed ora affrontiamo Giuturna e Ferentina. Giuturna e Ferentina sono due ninfe. Giuturna è la coscienza di sé, formatasi attorno ad una sorgente. Una coscienza dapprima limitata alla sorgente e ai suoi frequentatori, poi estesa dai veggenti per riunire più popoli. Questa operazione è stata fatta anche per altre coscienze di sé, come Ferentina. Ferentina era la divinità fondamentale della Lega Latina durante gli scontri contro i Romani. Una fonte è un centro su cui coinvolgono linee di tensione ed energia vitale della fonte stessa e degli esseri che vivono attorno. Quando gli esseri umani si stabiliscono attorno ad una fonte, si relazionano con questa. Non solo attingono acqua, ma la curano, venerano e ascoltano il rumore delle acque. Questo fare coinvolge sulle linee di tensione e l'energia vitale degli esseri umani sulla fonte, cioè questo fare convoglia sulla fonte le linee di tensione e l'energia vitale degli esseri umani. La coscienza di sé della fonte si trasforma arricchendosi del contributo di nuovi venuti e, come costoro si relazionano con la fonte, questa si relaziona con loro cedendo energia vitale e facendo vibrare a sua volta le linee di tensione. Più esseri umani si relazionano con essa, più la coscienza della fonte si stacca dal suo stato originario, diventando centro di convergenza delle linee di tensione di quegli esseri umani e dei loro bisogni. Trasformazione dopo trasformazione, un giorno non sarà più il solo bisogno dell'acqua ad attirarli, ma il bisogno di relazionarsi con quella coscienza. Pur essendo sempre questo centro di convergenza delle linee di tensione, legato a quella fonte e definito con quel nome, assume tuttavia caratteri diversi in relazione ai diversi bisogni trasmessi e circolanti su quelle specifiche linee di tensione. Il centro può continuare ad esistere anche lontano dalla fonte, sviluppo della coscienza di sé lungo il cammino del sé attraverso le sue trasformazioni, ma ha bisogno di vigorose relazioni con gli esseri che l'alimentano. Quando costoro l'abbandonano, perché attratti da relazione con altri centri di confluenza delle linee di tensione, questo centro si ridimensiona come quantità di energia vitale, ma mantiene la consapevolezza e sapere acquisito nelle relazioni ritornando al luogo d'origine. Quando anche la fonte si spegne e si prosciuga, il potere acquisito da Ferentina e Giuturna è tale da mantenere la coscienza di sé, continuando lo sviluppo come essere luminoso. La fonte Giuturna è un insieme di marmi, ma la sua coscienza di sé vaga libera, mentre altre fonti attendono di relazionarsi con esseri che tranquilli siedono a rimestar pensieri, mentre il gorgoglio dell'acqua accarezza le loro orecchie. Quando i pensieri si fermano e quel gorgoglio si trasforma in parole sussurrate, non ascoltatele. Sono traduzioni folli della ragione. Limitatevi a compiacervi dei flussi di piacere che è il fluire delle correnti vegetative dentro il corpo, relazionandosi con quelle emanate dalla fonte, provocano. Così l'essere umano espande se stesso, compenetrando la fonte che arricchisce la sua espansione. È importantissimo, con tutti gli esseri della natura, se non si è in grado di alterare la percezione, la relazione non avviene mai attraverso le parole, non avviene mai attraverso il pensato. Anche se doveste avere delle sensazioni psi strane, cioè vedete esseri, vedete forme, sentite parole, non rimestate le parole. Ascoltate voi stessi quello che avete dentro. Ed è le vibrazioni che avete dentro che vi trasmettono la realtà del messaggio. Non fatevi ingannare dalla forma. Così se vi sedete vicino a una fonte,
Una volta c'erano alcuni veggenti, chiamiamoli così, qualcuno che interpretava, che giocava sul suono delle parole della fonte, cioè si sedeva vicino alla fonte e cercava di tradurre i gorgogli in parole e da quello faceva i responsi. Queste sono delle cazzate. Se volete sentire il potere di una fonte, il potere di un fiume, il potere del mare, il potere di un bosco, vi sedete. Ve ne state tranquilli, vi rilassate e ascoltate voi stessi, ascoltate quello che avete dentro e le emozioni che vi suscitano. È importante questo perché un bosco, una fonte, un fiume non parlano mai attraverso le parole, ma attraverso il rimescolamento del proprio sentire. E questo rimescolamento del proprio sentire si trasforma all'interno della ragione in emozioni, per cui dovete ascoltarvi dentro e non ascoltare le parole. È importantissimo questo. E passiamo a un altro divino, passiamo a Fede. Fede è la sorella minore di fatto, Fede è la madre di fatto, Fede è l'irremovibile materializzazione del fare della parola del Dio, Fede è la relazione esistente fra la parola e il fatto. Fede è più antica di ogni essere e indica l'essere come il dire implica il fare, deve indicare il fare. Altrimenti fede costruisce inganno. Inganno figlio di estetica viene imposto ad altri esseri, ad altri dall'essere che l'alimenta, ma inganno coinvolge l'essere costruendogli un adattamento da ingannato. L'essere nel mondo della ragione giustifica il proprio fare imbrogliandosi, inventa e impone delle giustificazioni al proprio fare, le quali, anziché essere proiettate sul circostante, finiscono per appiattirsi sull'essere che le ha prodotte. Quest'essere, quando guarda il mondo circostante, finirà per non essere più in grado di percepirne il reale, se non attraverso i fenomeni manipolati dalla sua necessità di inganno. Non solo non sarà in grado di percepire gli oggetti superando la fenomenologia, ma questa diventerà giorno dopo giorno più povera e deformata dalle necessità di inganno. Solo fede combatte la necessità di inganno. Per fede ogni cosa è uguale a se stessa. Per onorare fede è necessario porsi davanti al quotidiano della ragione, chiedendosi il perché delle cose. Così facendo, l'essere umano spinge se stesso al superamento dei limiti imposti dalla ragione, cercando l'essenza delle cose, la loro noumenia. Così facendo, l'essere umano convoglia le proprie tensioni e la propria energia vitale per sviluppare fede. Non è cosa da poco, in quanto quest'essere dovrà scontrarsi con chi necessita di inganno per coltivare la propria sopravvivenza. Fede è sorella di giustizia, ma mentre quest'ultima fu messa in fuga dagli esseri umani, quando diventarono schiavi e succubi del potere di avere, fede è rimasta per combattere la sua battaglia. Se giustizia può risorgere come un'araba fenice, fede può solo trionfare con la stessa magnificenza di un essere che affronta battaglie impossibili per riaffermare il diritto alla propria esistenza. A nulla vale, cristiani, l'aver tentato di cancellare il ricordo trasformando fede in fiducia acritica della presunta parola del Supremo Dio. Quale mostruoso inganno! Contro questo inganno fede agisce, contro questo inganno fede distribuisce la propria energia vitale, contro questo inganno combattono i cacciatori di conoscenza. E quando il guardiano e il sognatore ingannano, i cacciatori di conoscenza non possono praticare l'inganno, salvo la propria sconfitta. Quando costoro praticano l'inganno, non è l'inganno, usano là un'arma con la quale stanare il nemico. Non convincono se stessi che quella è la verità, e comunque permettono in ogni istante all'antagonista la scoperta del loro inganno. L'inganno del cacciatore di conoscenza e consapevolezza non è mai rivolto per danneggiare il sistema sociale, né gli altri esseri umani, ma è usato per impedire al potere di avere di praticare il traffico di schiavi cercando, provando, facendo il possibile per limitare il peso sul sistema sociale. Fede è impegno nell'esistente, non assoggettamento acritico nei confronti di chi cerca di appropriarsi dell'esistente, rubando il lavoro dalle mani di chi non si può difendere. E per fede, ricordiamoci questo essenzialmente. Nel crogiolo dello stregone, in particolare nel crogiolo del male, noi ci riferiamo essenzialmente alla fede cristiana, cioè la fede cristiana come accettazione acritica del Dio, come atto di sottomissione. In questo caso invece fede è la sorella di fatto ed è sorella di giustizia, perché
Fede non è altro che la parola, miseria, fede non è altro che la certezza della propria parola, la certezza dell'essere umano che si fa fatto e che costruisce il futuro e che ha fiducia di riuscire a costruire il futuro, per cui è sorella di speranza e legata a tutto il resto. Però la visione pagana non ha nulla a che vedere con la visione cristiana, anche se le parole sono uguali. Cioè, mentre il fides, la fede pagana, va verso la costruzione, va verso la parola che segue il fatto, e il fatto, perché se il fatto non segue immediatamente la parola, fede diventa la cosa cristiana, cioè costruisce inganno. Bene, nel cristianesimo invece fede è abbandono acritico alla parola del Dio, cioè la fiducia nella promessa divina, la fiducia nella rivelazione del pazzo di Nazareth, la fiducia in una resurrezione che non ci sarà mai. Sono due concetti diversi, anche se derivano dalla stessa cosa, cioè la degenerazione pagana che è avvenuta durante il primo secolo avanti Cristo, il primo secolo dopo Cristo, e poi ha continuato, non ha fatto altro che stuprare tantissime cose che appartenevano al paganesimo, preparando il terreno all'arrivo del cristianesimo. Ricordiamo sempre che per noi il cristianesimo arriva a Roma e non fa altro che completare l'operazione distruttiva che ha messo in moto Augusto. Tanto per essere chiaro, cioè il cristianesimo non è niente in pratica. Esiste una degenerazione del paganesimo che è fortissima, di cui il cristianesimo prende in mano la distruzione umana. E adesso affrontiamo invece un'altra divinità, affrontiamo Feronia, che è un'altra ninfa, è un'altra coscienza di sé, formatasi attorno ad una fonte e diventa punto di convergenza delle linee di tensione di esseri umani. Questa coscienza si estende al punto tale da superare non solo i confini delle genti che contribuirono alla sua nascita, ma acquista potere di essere al punto da condizionare il fare degli esseri umani, sviluppando ed estendendo ulteriormente il proprio potere di essere e la sua percezione. Ogni cammino per lo sviluppo della coscienza di sé è un cammino di libertà. La libertà della coscienza e della consapevolezza deve trovare il proprio referente nel fare all'interno del quotidiano della ragione. Non può esistere libertà nello sviluppo della coscienza e della consapevolezza in presenza di schiavitù nel quotidiano. Non esiste divenire dell'essere luminoso se esiste schiavitù nel quotidiano della ragione. Può esistere sviluppo dell'essere luminoso in un essere umano in catene, ma solo se il suo spirito, i suoi bisogni e le sue tensioni spingono verso la libertà come riappropriazione nelle proprie mani delle determinazioni del proprio divenire. Essere costretti dalle condizioni oggettive ad uno stato di schiavitù non implica aver fatto proprio quello stato. Così Feronia indica agli esseri umani la propria via, la libertà. È nel suo tempio che vengono affrancati gli schiavi. Quando i cristiani controlleranno il potere, non ci sarà più nessun luogo nel quale gli schiavi del proprio Dio potranno affrancarsi. I cristiani si impossesseranno dell'intera esistenza umana. Lo schiavo, il servo e il sottomesso rimarrà tale per l'intera sua vita, in quanto affermeranno così il loro Dio ha stabilito. Feronia è una coscienza di sé, formatasi attorno ad una fonte, centro di convergenza delle linee di tensione degli esseri umani. È diventata imperativo morale, spezzare le catene, ogni catena. Feronia, come coscienza di sé, è proiettata nell'infinito del proprio divenire, ma è rimasta per ricordare, nel mondo della percezione, affinché nessuno dimentichi. Feronia è importantissima come ninfa, perché è una delle prime divinità che impongono di distruggere la schiavitù. La schiavitù come modo di relazione fra gli esseri umani nell'antichità doveva essere distrutta. Il divino che avevamo attorno sta spingendo per la distruzione. Ricordiamo che quando arriva il cristianesimo, il dibattito per distruggere la schiavitù è già altissimo a Roma. Seneca ne parla in parecchi scritti. Cioè la schiavitù stava già andando verso il declino. E stava andando verso il declino specialmente per il fatto che specialmente gli schiavi delle campagne dovevano essere affrancati per fare figli, cioè era necessario aumentare quello che era la popolazione. Per riuscire ad aumentare la popolazione e avere un maggior prodotto era necessario togliere gli schiavi ai padroni contadini e farli diventare piccoli operai, farli diventare braccianti, farli diventare piccoli contadini in modo che facessero figli e aumentassero la popolazione che lavorava i campi. Per cui il processo di distruzione della schiavitù a Roma era già in corso. Quello che blocca questo processo di schiavitù, che poi verrà trasformato invece in servitù, nella servitù medievale, nel selvaggio, saranno proprio i cristiani. Cioè i cristiani bloccheranno proprio quel processo di uscita dalla schiavitù
e lo condizioneranno in maniera tale che arriveranno a costruire tipo l'operaio moderno, tipo, attraverso una serie di contraddizioni che piegheranno quando il sistema sociale chiede libertà. Quando il sistema sociale rivendica diritti salariali, diritti sociali, rivendica libertà, gli adattamenti che i cristiani proporranno saranno altre forme di schiavitù. C'è un grosso discorso fatto dall'agente segreto inglese nel film Queimada, fatto da Marlon Brando agli agricoltori di Queimada per spingerli a usare gli schiavi per liberarsi dagli spagnoli. E lui dice, vedete, voi fate in modo di avere una moglie, ma parliamo, dice, dal punto di vista non sentimentale, puramente economico. È meglio, costa meno mantenere una moglie o costa meno mantenere una concubina? Cioè la prostituta dice, io, voi potete usarla quando volete, dopodiché la buttate. Se invece la moglie dovete mantenerla quando sta male, dovete comprargli i vestiti, dovete assicurargli la malattia, se magari diventa paralitica dovete assisterla. Cioè cosa comporta di più, dice questo agente inglese interpretato a Marlon Brando, avere una prostituta per soddisfare i propri bisogni o avere una moglie? E così dice è anche per lo schiavo. Se lo schiavo dovete garantirgli la vecchiaia, dovete garantirgli la malattia, dovete garantirgli tutta una serie di cose. Se invece è un vostro operaio, voi lo pagate solo per la prestazione, dopodiché lo buttate, dopodiché si arrangia. Per cui è più conveniente, dice agli schiavisti, che voi abbiate operai anziché schiavi. E in effetti il passaggio dalla schiavitù al lavoro salariale è un passaggio in peggioramento delle condizioni di vita. Mentre invece a Roma le cose stavano andando in maniera diversa. A Roma le cose stavano andando in maniera diversa, cioè c'era un processo di liberazione. Arriva il cristianesimo e rompe la storia, cioè la storia viene spezzata e si costruisce una schiavitù più feroce che abbiamo avuto. Sono quasi 1600 anni di orrore che abbiamo il cristianesimo, 1600 anni di orrore feroce. E passiamo all'ultima divinità di oggi, che è Fornace. Fornace è la trasformazione prodotta dal fuoco per soddisfare i bisogni umani. Il forno garantisce il cibo, il forno trasforma una merce in un prodotto atto a soddisfare i bisogni umani. Se il forno viene condotto e gestito da esseri umani, il forno esiste in sé e su di esso si concentrano le aspettative degli esseri umani. In quel momento il forno concentrerà le linee di tensione degli esseri umani. E non è solo pane quando esce dal forno, ma pane con l'energia vitale di coloro che concentrarono le proprie aspettative e i propri bisogni su quel luogo nell'attesa di soddisfarli. Fornace, tra le ragioni di essere dal fare degli esseri umani, del loro convogliare tensioni e aspettative in quanto divenire del proprio fare. Quel fare produce una relazione fra l'essere umano e il pane. Il pane viene tolto dopo la cottura dal forno giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, anno dopo anno, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, anno dopo anno, gli esseri umani soddisfano i propri bisogni concentrando il loro fare sul forno. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, anno dopo anno, quel forno acquista coscienza di sé. Al forno non importerà nulla di bruciare il pane agli esseri umani, ma la coscienza di sé, così formatasi, avrà cura di riversare la propria energia vitale affinché gli esseri umani, acuendo l'attenzione e dilatando il sapere, non bruciando il pane, continuando a concentrare sul forno le loro aspettative, continueranno a concentrare sul forno le loro aspettative per soddisfare i propri bisogni e così facendo, alimentando lo sviluppo della coscienza di sé, Fornace. Ecco dunque Fornace adorare Venere negli esseri umani. Ecco gli esseri umani attraverso il loro fare e le fornacaglia ringraziare dell'attenzione Fornace. Questa Fornace appartiene a quel divino che sono le vie alchemiche. Ogni volta che si lavora, ogni volta che si agisce, ogni volta che si trasforma merce in prodotti, non si fa altro che concentrare la propria attenzione, non si fa altro che plasmare qualcosa. Ebbene, nel plasmare qualcosa si mettono le proprie aspettative, si mette il proprio principio speranza, si mette le proprie azioni, ci si organizza per ottenere il meglio. Cioè, tutto questo fare è un fare divino. Tutto questo fare produce una concentrazione di linee di tensione
che vanno ad arricchire quello che noi stiamo facendo. Se quello che noi stiamo facendo ha oggetto, ha trasformazione, ha calore, ha tutta una serie di condizioni, esattamente come può essere la fonte, come può essere il bosco, come può essere qualunque cosa, anche se già il bosco e la fonte hanno una vitalità, hanno un'energia vitale in sé. Comunque il forno, in questo caso, il forno specialmente quello per il pane, specialmente quello che serve agli esseri umani per il quotidiano, per vivere tutti i giorni, acquista potere, acquista coscienza di sé. E acquistando coscienza di sé non fa altro che sollecitare gli esseri umani affinché siano ancora più attenti nel fare le cose. Perché se sono ancora più attenti nel fare le cose, da un lato gli esseri umani saranno più soddisfatti di quanto prelevano e dall'altro lato metteranno la loro attenzione per continuare ad alimentare le linee di tensione del forno. Bene, le due cose arrivano a coincidere, i due interessi arrivano a coincidere. Il forno diventa una coscienza di sé che poi continuerà nella sua sequenza dei mutamenti qualora diventerà abbastanza forte. Attenzione, questo è un principio fondamentale nel paganesimo. Gli esseri umani non fanno solo figli per dare via alla loro specie, ma costruiscono anche, come tutti gli altri esseri della natura, del resto non solo gli esseri umani, costruiscono anche altre coscienze di sé, centri di energia vitale, attraverso il convogliamento della loro tensione, delle loro aspettative, del loro volere, del loro desiderio. Bene, e con questo io ho finito le divinità, ho finito la lettura delle divinità. Prossima volta faremo Force Fortuna, le Furie, gli Incubi e altre divinità romane. Bene, qualche secondo solo di pausa, prendo un po' da bere e poi continuo col discorso con il sognare. Allora, il discorso del sognare. Il discorso del sognare noi l'abbiamo già fatto più di qualche volta, ne abbiamo già accennato, ne abbiamo parlato. Che cos'è il sognare? Il sognare è un mezzo attraverso il quale ci si appropria della consapevolezza che si sta costruendo il proprio corpo luminoso. Il sognare noi lo possiamo fare per proprio svegliare il dormiente che sta dentro di noi, svegliare la consapevolezza che il dormiente che sta dentro di noi deve crescere. Anche se la costruzione del dormiente, la costruzione del corpo di sogno, del corpo luminoso, è indifferente, uso i due termini indifferentemente, avviene nella vita di tutti i giorni, la sua espressione più grossa si ha all'interno del sognare. Perché? Perché nel sognare il corpo luminoso non intacca la ragione, cioè la ragione è già consapevole che sognare fa parte della vita di tutti i giorni, cioè tutte le persone sognano e sognare è un modo con cui rilassarsi, un po' con cui dormire, con cui ripassare anche le tensioni del giorno, cioè è una cosa che rientra nella ragione, cioè rientra nel pensiero. Ora, forzare il sognare ci permette di sviluppare il corpo luminoso e portarlo ad esprimersi. Cosa vuol dire che il corpo luminoso riesca ad esprimersi? Cioè, riesce a costruire delle relazioni col mondo che ci circonda, trasmetterci degli aspetti diversi del mondo, affrontare delle sfide nella vita che noi non faremo mai da svegli, cioè non faremo mai nel mondo della ragione perché altrimenti impazziremo. Cioè, il corpo luminoso ha delle sue prerogative. Per esempio, il corpo luminoso può attraversare i muri. Provate a farlo voi tutti i giorni, da svegli tutti i giorni, col corpo fisico. Il corpo luminoso può volare. Provateci voi, buttavi giù una montagna. Il corpo luminoso ha tutta una serie di prerogative diverse, ha tutta una serie di caratteristiche e possono agire. Cosa dobbiamo fare noi in pratica? Dobbiamo innanzitutto sviluppare il corpo luminoso. Questo lo facciamo nel quotidiano, cioè prendendo tutti gli elementi del crogiolo, dello stregone, sottraendoci dalla sottomissione, prendendo nelle nostre mani la nostra responsabilità, la nostra vita, la nostra volontà, le nostre determinazioni. Essendo impeccabili, come dice l'amico Giorgio, cioè essendo precisi con noi stessi, praticando proprio le cose che facciamo con volontà, con determinazione fino all'estremo, e facendo questo lo sviluppiamo, nel sognare lo esprimiamo, cioè nel sognare noi. Esistono vari sistemi, diciamo che quello castanediano è quello che ormai viene usato normalmente, che ho usato anch'io, mi sono trovato benissimo. Praticamente, prima di dormire ci imponiamo di trovarci le mani in sogno, cioè ci imponiamo di alzare le mani, di guardarci e trasmettere al nostro sogno che noi stiamo sognando e in quel momento di agire in maniera diversa. Questo è importantissimo. Ecco, in quel momento si prende consapevolezza che si sta per sognare e si fanno delle cose diverse.
Si può volare, si può andare in posti strani, si può fare molte cose. L'importante è avere l'energia per farlo, la determinazione per farlo, la volontà per farlo, l'impeccabilità, come dice il nostro amico, per farlo. Io ho sempre i dubbi con l'impeccabilità, perché c'è anche un altro senso. Comunque, occorre avere tutto questo, e c'è una fase lunghissima di passaggio in cui ci si abitua a muoversi nel sogno, in quanto ci si sta muovendo nel sogno, cioè muoversi col corpo luminoso, perché ci si muove col corpo luminoso. Se voi state muovendovi col corpo luminoso e pensate di spostarvi camminando, vi assicuro che spostarsi col corpo luminoso camminando è la cosa più difficile, più faticosa, più pesante che esista. Cioè, non è quasi possibile camminare col corpo luminoso. Però col corpo luminoso, se voi avete consapevolezza che state sognando, potete librarvi in volo. E questo è facile. Cioè, questo vi dà sollievo. Cioè, vi assicuro che imparare a muoversi nel mondo del sogno, del sognare, o col corpo luminoso, e imparare a muovere, non è come muoversi nel mondo della ragione. Bisogna imparare. E c'è questa fusione fra il corpo luminoso e il mondo della ragione, che viene fatto attraverso il sognare. Dopodiché, tutto quello che succede dopo appartiene a voi. Inizialmente, quando io ho cominciato a fare questo tipo di pratiche, ero convinto che ci fosse una sequenza lineare. Cioè, nel senso che io trovavo le mani in sogno, sviluppavo il mio corpo luminoso in sogno, volavo in posti strani in sogno, dopodiché potevo muovermi tranquillamente col corpo luminoso. Questo non è assolutamente vero. Esiste il trovare la mano, il muoversi in posti dove si vuole andare, e questo qua va abbastanza bene. Però nel frattempo, svegliandosi il corpo luminoso, c'è l'interazione fra il corpo luminoso e il corpo fisico. E vi assicuro che l'interazione è forse la cosa più difficile che ci sia, tant'è che sull'interazione fra corpo luminoso e corpo fisico Castaneda ci è cascato di brutto. Cioè, in pratica non è riuscito a capire che esiste tutto un periodo di costruzione del proprio corpo luminoso, che è l'integrazione fra il sentire del corpo luminoso e il sentire nel quotidiano della ragione. Il vedere col corpo luminoso e il guardare nel quotidiano della ragione. Sentire i suoni col corpo luminoso e sentire i suoni con le orecchie, descriverli, il giudizio. Cioè, c'è un'interazione che rappresenta un periodo lunghissimo di costruzione. Perché è costruzione. Cioè, non è che una persona dice: io ho il corpo etereo, per cui io faccio questo. Quel cavolo. Questo lo costruisci giorno per giorno, e costruisci giorno per giorno le tecniche, le modalità con le quali usarlo. Cioè, è tutto un lavoro di costruzione, per cui non è automatico, è sempre un lavoro sistematico e continuo, e richiede anni e anni di pazienza. Questo è il discorso sul sognare. Comunque, io nel crogiolo dello stregone cercherò di mettere a punto tutto questo quando parlerò del sognare. Devo ancora scriverlo quel pezzo. Comunque, già nel libro dell'Anticristo trovate già le prime parti sul sognare, e sul crogiolo dello stregone vedrò di andare oltre a queste e metterlo nei quattro canti del mondo, che è una delle cose abbastanza complicate. Comunque farò quello che riesco a fare. Detto questo, e spero che questo sia sufficiente per la nostra amica ascoltatrice, vediamo un attimo, prendiamo invece in mano un altro discorso che è abbastanza importante. Io ho qui per radio, una volta una radioascoltatrice mi ha telefonato e mi ha detto: senti, guarda, che prova a leggerti L'intelligenza emotiva di Goleman, perché nell'intelligenza emotiva di Goleman ci sono alcune cose che somigliano a quelle che dici tu, cioè alcune cose uguali a quelle che stai dicendo tu. In realtà, le cose che sto dicendo io sul condizionamento educazionale, la parte interna del cervello, la trasposizione del cervello, e la parte interna e la parte esterna, in Goleman la troviamo tutta quanta. Anche se Goleman sta facendo un discorso che è vicino al discorso scientifico, per cui va a individuare cose diverse, però le cose che dice tutto sommato non sono molto diverse. A un certo punto dice: consideriamo il ruolo delle emozioni quando dobbiamo prendere una decisione, anche la più razionale. Antonio Damasio, neurologo del College of Medicine della Iowa University,
ha compiuto ricerche ricche di importanti implicazioni per la nostra comprensione della vita mentale. In particolare, egli desiderava scoprire quali funzioni fossero compromesse nei pazienti con lesioni del circuito che collega i lobi prefrontali all'amigdala. La capacità di questi soggetti di prendere decisioni è spaventosamente compromessa e tuttavia essi non presentano alcun deterioramento del loro quoziente di intelligenza o di qualunque abilità cognitiva. Nonostante la loro intelligenza sia intatta, essi compiono scelte disastrose negli affari e nella vita privata e possono anche tormentarsi all'infinito per prendere decisioni semplici come quella di fissare un appuntamento. Damasio sostiene che le scelte di questi pazienti sono tanto sbagliate perché essi hanno perso la possibilità di accedere alla propria memoria emozionale, lui la chiama così. Essendo il punto di incontro fra pensiero razionale ed emozionale, il circuito che collega lobi prefrontali e amigdala è una via di accesso fondamentale all'archivio contenente tutte quelle preferenze e quelle avversioni che andiamo accumulando nel corso della nostra vita. Se si esclude la memoria emozionale custodita nell'amigdala, qualunque cosa venga elaborata dalla neocorteccia non è più in grado di innescare le reazioni emotive in passato associate allo stesso evento e tutto assume i toni di una grigia neutralità. Uno stimolo esterno, indipendentemente che si tratti del loro amato cagnolino o di una maledetta seccatura, non suscita più in questi pazienti attrazione o avversione. Essi hanno dimenticato tutti gli insegnamenti emozionali precedentemente appresi perché non hanno più accesso al luogo dove li avevano archiviati, in altre parole, l'amigdala. Allora, secondo questo Goleman, l'amigdala, che è una ghiandola che abbiamo alla base del cervello vicino all'ippocampo, cioè nella parte più interna del cervello, non farebbe altro che immagazzinare tutte le nostre risposte emozionali alle sollecitazioni che abbiamo dall'esterno. In pratica, tutto quello che io chiamo condizionamento educazionale, cioè il fatto di costringere bambini piccolissimi a pregare, a sottomettersi, a dare quella risposta a quell'interlocuzione, tutto quello che vi ho letto nel Crogiolo del Male, viene innestato nell'amigdala, cioè secondo questo. Io quello che ho visto io, il campo è molto più vasto, è all'interno dell'intero corpo di energia. Comunque diciamo che secondo questo personaggio va tutto a finire in questa ghiandola, in questa parte del cervello. Questa parte del cervello che è la più antica, cioè fa parte ancora del nostro cervello rettile, della prima formazione cerebrale. Ebbene, lui dice che qualora questa parte del cervello viene separata dal resto della corteccia, praticamente cessa la memoria, la risposta emotiva delle persone. Bene, tutto questo appartiene anche al condizionamento educazionale che è usato dai cattolici. Perché i gesuiti dicono, dammi un ragazzino a me da 1 a 6 anni a 1 a 7 anni e tu non riuscirai mai a togliergli il Dio dalla testa o Gesù di Nazareth dalla testa per quanto gli mostri che queste sono due porcherie. Perché? Perché non è una questione di ragione o di descrizione, è una questione di, secondo me, una risposta emozionale. In pratica il condizionamento educazionale fatto da bambini piccolissimi resta dentro le persone. E le persone attuano la risposta a queste emozioni. Pertanto, anche se io vi dimostro che Gesù di Nazareth dice sgozzate i miei nemici, ammazzateli tutti, la maggior parte dei radioascoltatori cristiani diranno che Gesù di Nazareth ha detto sempre di amare i propri nemici. E questo resterà fissato perché non è una risposta della ragione, non è una risposta della descrizione, non è una risposta della logica, ma è una risposta emozionale, cioè una risposta che fa parte della parte più interna del cervello. Riuscire ad arrivare a modificare questo è possibile, però non è un atto di ragione, un atto di pensiero, è un atto proprio di costruzione dell'individuo, è un atto attraverso il quale l'individuo va a modificare se stesso. In pratica, l'individuo per riuscire a modificare queste risposte emozionali deve fare tutta una serie di passaggi che rappresentano l'intera violenza che ha subito per innestare queste risposte emozionali. E secondo questa intelligenza emotiva di Goleman, tutta la sede starebbe in questa ghiandola, una ghiandola che è antichissima e fa parte del nostro cervello rettile, cioè la parte più antica del cervello,
e che va immediatamente ad assorbire fin dalla primissima infanzia, prima ancora che noi parliamo, le risposte emozionali alle sollecitazioni che dall'esterno arrivano verso di noi. Capito? A quel punto non è più solo una questione di ragione, una questione di parole, una questione di logica. È proprio un discorso di incidere sulla struttura emozionale, sulla struttura percettiva profonda dell'individuo. Pertanto, il fatto di aver imposto un Gesù di Nazareth o un macellaio di Sodoma e Gomorra alla persona non è una questione di logica, non è una questione perché questi esistono, ma perché si fa violenza dei bambini fin da piccolissimi affinché loro aderiscano a questa emozione. Dopodiché, cosa succede? Che crescendo viene elaborato il pensiero perché si crede che esista Dio. In realtà non è che si costruisce un pensiero perché esiste Dio, allora l'essere assolutamente necessario, il Dio creatore, la coscienza divina, il primo attimo ispiratore e così via. Non è questo, è che c'è stata una violenza infantile, una violenza da piccolissimi, che ha costruito un'incisione all'interno del nostro stato profondo, rispetto a questo Coleman, nello stato emozionale. Per cui si cercano delle giustificazioni razionali a questa incisione, a questa violenza che è stata fatta alla struttura emozionale dell'individuo. Pertanto non è una questione di logica, non è una questione di ragione, è una questione di magia. Cioè è una questione di riuscire a entrare nel nostro profondo ed agire sul nostro profondo. E andando avanti ancora, dice, dati come questi hanno portato Damasio, che è questo neurologo, su una posizione opposta a quanto suggerirebbe l'intuito. Lo hanno indotto, scusate, scusate un attimo solo. Lo hanno indotto, cioè, a ritenere che i sentimenti siano solitamente indispensabili nei processi decisori della mente razionale. Essi ci orientano nella giusta direzione, dove poi la pura logica si dimostrerà utilissima. Spesso la realtà ci mette di fronte ad una gamma di scelte molto difficili, come investire la liquidazione, chi sposare, beh, ne sono altre di ben più complesse che queste. In questi casi gli insegnamenti emozionali pratici della vita, ad esempio il ricordo di un investimento rivelatosi disastroso o di una dolorosa rottura sentimentale, inviano segnali che restringono il campo della decisione, eliminando alcune opzioni e mettendo in evidenza altre fin dall'inizio. In questo modo, secondo Damasio, il cervello emozionale è coinvolto nel ragionamento proprio come il cervello pensante. Le emozioni allora hanno un ruolo importante ai fini della razionalità. Infatti, quello che è il nostro condizionamento educazionale incide come oggetto a priori del nostro pensato. Cioè, praticamente, noi non è che pensiamo, dunque agiamo. Noi abbiamo prima l'azione, cioè prima abbiamo la decisione dell'azione, dopodiché abbiamo la descrizione del perché facciamo l'azione. E questo è anche descritto in maniera abbastanza preciso. Quando viene a dire che l'emingarda, cioè la risposta alla sollecitazione che arriva dall'emingarda, è molto più veloce che non la reazione che arriva dalla corteccia cerebrale. Cioè praticamente quando noi dall'esterno abbiamo una sollecitazione e ci esprimiamo attraverso il nostro condizionamento educazionale, attraverso la nostra reazione emozionale, siamo molto più veloci che non pensare perché facciamo quella reazione emozionale. E sempre questo Goleman ci viene a dire che questo è dovuto al fatto che, essendo il nostro cervello costruito per sedimentazione, il cervello rettile di cui l'emingarda è una parte, doveva agire ancora in stati primitivi, prima ancora di conoscere l'esatta sollecitazione che avevamo di fronte, cioè dovevamo agire prima ancora di pensare perché agivamo. E c'è anche da qualche parte la velocità, adesso non riesco a trovarla, c'è la velocità di reazione che parte dall'emingarda e la velocità di reazione che invece parte dalla corteccia cerebrale.
Pertanto, noi abbiamo tutta una serie di elementi all'interno del cervello, della parte profonda, dove noi scarichiamo le nostre cose. In realtà ne abbiamo ancora altri, come ci dicono gli stregoni. Noi abbiamo la percezione del mondo di quando eravamo rettili. Noi abbiamo la percezione del mondo di quando eravamo mammiferi. Abbiamo la percezione del mondo di quando eravamo cellula. E in tutti questi stadi, in questi modi di essere, noi abbiamo costruito le relazioni col mondo. Cioè, comunque, il nostro antenato, il nostro nonno, anche se era solo una piccola microcellula che usciva dal brodo primordiale o che stava nel brodo primordiale, costruiva le sue relazioni col mondo. Pertanto la volontà, la determinazione, la direzione dei mutamenti, tutto questo appartiene alla specie più anticamente di qualsiasi altra cosa noi abbiamo. Per cui ricordatevi che usare la propria volontà, prendere nelle proprie mani la propria volontà, non è una cosa che vengo a dire io che è nuova. Ciò che è nuovo è rinunciare a prendere la propria volontà nelle proprie mani. Cioè, ciò che è relativamente nuovo nella nostra specie è la sottomissione al Dio padrone, è l'accettazione della fede in termini cristiani. Questo è nuovo rispetto alla nostra specie e questo crea i casini, crea le contraddizioni, crea le situazioni di conflitto sociale. Perché questo? Perché da un lato abbiamo la spinta della natura, la spinta del nostro divenuto che ci dice tu devi prendere la tua volontà nelle tue mani, le tue determinazioni, devi prendere la tua vita nelle tue mani, sei tu il responsabile della vita. Dall'altra parte invece da un paio di migliaia di anni abbiamo le sollecitazioni, il condizionamento educazionale che dice no, tu sottomettiti, c'è un Dio, vediamo. Pronto? Vi giuro che questo, anche se era un insulto, io non l'ho capita. Comunque, va bene che così. Cioè, questo qua avviene soltanto negli ultimi 1600-1800 anni. Ma noi, fino a quando eravamo, fino a milioni e milioni e milioni di anni fa, noi abbiamo proprio in noi la forza di prenderci la nostra vita nelle nostre mani, le nostre trasformazioni, il nostro divenire. Questo è importante ed è questo che noi dobbiamo fare. Riuscire a ricostruire le relazioni col mondo che ci circondano, col divino che ci sta attorno, è il primo passo che noi dobbiamo fare, è la costruzione della nostra vita. Bene, io chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, e sono le ore 8 e qualche minuto, vi do appuntamento per giovedì prossimo, continueremo la terza parte del crogiolo dell'agguato e continueremo anche con l'immagine della religione romana e di altri passi. Vi ringrazio per avermi ascoltato e arrivederci a giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Alle ore 15 io sarò ancora in trasmissione e cominceremo la terza parte dell'agguato. Dopodiché continueremo col crogiolo del male, continueremo col crogiolo del male e continueremo a passare di trasmissione in trasmissione. Io per il momento ho preparato quasi tutte le trasmissioni del crogiolo del male e del crogiolo stregone nei quattro canti del mondo, meno nei quattro canti del mondo credo il sognare è un'altra cosa e nel crogiolo del male mi mancano due o tre figure ancora. Per cui andremo avanti, ho già pronto fino a ottobre, andremo un po' avanti e dopo quest'estate lavorerò. Quest'estate però essenzialmente lavorerò per portare avanti un altro lavoro che ci tengo molto ed è Tommaso Didimo, Tommaso Giuda Didimos. L'ultimo stragone pagano e questo è un lavoro che sto facendo e che ritengo anche abbastanza importante portare avanti. Bene, grazie per avermi ascoltato e arrivederci a giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Arrivederci e grazie ancora da Radio Gamma su 94 FM.